Ma è chiaro che in questi tre giorni abbiamo cercato di fare un lavoro che normalmente si fa in 20 giorni, perché voi dovete immaginare che bisogna proporre qualcosa, ovviamente di nuovo, però senza, a mio giudizio, stravolgere alcune cose, perché questa comunque è una squadra che ha fatto anche bene, quindi non è che ha fatto solo male, quindi c'è da salvare anche parecchio di questo gruppo. E poi parlare con i giocatori, parlare con lo staff, parlare con tutti, ovviamente per conoscere i vari ruoli, è stata veramente non una full immersion, è stata proprio un'immersion quasi, per cui dico per fortuna che arriva la partita, perché almeno c'è rimasto solo da stabilire l'orario della cena e del pranzo di domani, dire le formazioni e gli ultimi accorgimenti, ecco, insomma. Però sono stati tre giorni faticosi, come sempre succede quando subentri a questo punto del campionato, ma poi tra l'altro anche non all'inizio settimana, ma anche perdendo praticamente tre allenamenti, insomma. Modulo, ma io non voglio togliervi mai la curiosità di capirlo quando siete al campo, insomma, voglio dire, quindi perché mi dispiacerebbe per voi, perché poi stasera dormireste tutti tranquilli, è uguale, lo so che dormite tranquilli lo stesso, era una battuta, però non è che non lo dico perché voglio essere presuntuoso oppure troppo spaventato, mi sembra giusto in questo momento non dirlo, non è un segreto, però insomma, voglio dire, ma da un punto di vista fisico-atletico non male, al di là degli infortuni che qualcuno sta fuori, però anche quelli che stanno rientrando meglio di quello che potessi pensare, perché lo stesso Ciaramitaro che è fuori da diverso tempo, però ha fatto due allenamenti, diciamo così, con la squadra, mi sembra insomma quello che ho sempre conosciuto, quindi poi è chiaro la risposta vera la darà il campo, ma non solo sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tattico e anche sotto l'aspetto psicologico, quindi sono i soliti tre aspetti che poi determinano i risultati, però in questo caso permettetemi di dire che non ho la certezza di quello che potrà succedere, però la sensazione è comunque di un gruppo che ovviamente sarei preoccupato del contrario, ha subito ovviamente anche il distacco dal proprio allenatore, però nel giro, diciamo così, di poche ore poi si è calato anche in questa nuova realtà e l'ha fatto con la partecipazione giusta, insomma. Ciaramitaro è pronto, per cui è disponibile. C'è il problema di Falco, che stava benissimo, ieri ha subito una contusione a quadricipite, quindi è sempre dolorosa e oggi non ha fatto la rifinitura, però speriamo di recuperare anche, credo che possa essere recuperato anche lui. Poi sono fuori, però hanno fatto tutti gli esami necessari e saranno disponibili. Scozzarella sicuramente dalla prossima, e Basso credo, insomma, i tempi si sono accorciati nel loro recupero. Cintro. E anche Citro, un pochino meno, un pochino più di tempo ci vorrà, però siamo vicini. Ma mai, ho già accennato anche il giorno della presentazione, mai come in questo caso il mio orientamento sarà verso la mia squadra, quindi avremmo potuto incontrare qualsiasi, ma non farei fatica oggi a pensare ad altri risvolti, insomma, magari a fine partita sì, però adesso non posso pensare né al fatto dell'ipotetico derby, anche se il derby se lo gioca Perugia e Ternana, insomma, sicuramente non se lo giocano i vari perugini o ternani che si incontrano nelle partite, quindi niente, mi aspetto. Anche perché la Ternana, insomma, a due punti, insomma, è sulla stessa linea. Sì, no, diciamo, tutte e due le squadre non è che stanno nei risultati, e anche, aggiungo, anche negli infortuni, perché conosco abbastanza bene la situazione della Ternana. A volte è giusto, guardiamo i risultati, ma spesso sono determinati anche dalle assenze, insomma. Quindi
Questo vale per tutti, vale per la Ternana, per il Trapani, ma ho visto che vale anche per la Juve, insomma, quando non giocano quei 4-5 bravi perdono anche loro. Sì, sì, Fazio e Pupescu, che sono giocatori di grande carattere, insomma. Ma no, ma io non ho visto veramente cose che mi hanno colpito, insomma. È chiaro, quando sostituisci, quando arrivi in una situazione di difficoltà, è normale, le cose sono quasi sempre le stesse, però devo essere sincero, insomma, quello che mi tranquillizza, che mi dà forza avere l'ambiente. Sapevo ovviamente, perché vi ho già accennato, che la ragione in assoluto che mi ha spinto a venire con grande entusiasmo qui è proprio il posto e la società. Quindi il posto inteso come gente, come... E quindi ho avuto la conferma delle due cose, della grande voglia, della grande passione che c'è intorno a questa squadra, ma coniugata, e spesso in altri posti c'è la stessa passione, con un grado di civiltà e di amore diverso, perché quando si è innamorati verso una squadra, verso una persona, verso una squadra, è normale che poi, se le cose non vanno bene, si reagisce in maniera diversa. Il sentimento è lo stesso, perché poi lo si fa sempre per lo stesso motivo. Però qui ho visto veramente una voglia di tirare sulla testa positiva, almeno a quello che piace a me, quindi questo è questo che mi dà la forza. Ma l'orgoglio, la rabbia, la passione di, cioè, poi alla fine, insomma, si fa questo mestiere un pochino tutti anche per essere gratificati, no? Cioè, voglio dire, sotto l'aspetto morale, non è che solo uno pensa esclusivamente a andare a fare gli allenamenti, a cercare di vincere le partite. Io penso che dentro ci sia, nei giocatori, in me vabbè, scontato, insomma, però nei giocatori questa rabbia, questa voglia anche di sentirsi un pochino responsabili di quello che è successo, però in maniera non eccessiva. Responsabili nella maniera giusta, di non aver magari fatto tutto quello che erano in grado di poter fare senza avere necessariamente delle colpe. Sì, sì, no, è vero, insomma, poi alla fine stiamo discutendo di tante cose, poi i numeri sono quelli che nel momento in cui entri e lavori e fai riferimento a quelli, no? E dici, questa è una squadra che ultimamente ha fatto pochi gol. Strano, aggiungo io, perché notoriamente questa è una squadra che proprio aveva una prerogativa importante, quella di concludere. Non credo, come ho sentito dire, che dipenda, anzi sono convinto, solo ed esclusivamente dalla cessione di Mancosu e la difficoltà che magari ha avuto Curiale in fase realizzativa. Io non credo. A me piacciono squadre che creano e arrivino alla conclusione con tanti giocatori. Proprio una, se voi andate a vedere statisticamente, io credo di aver avuto 20 anni di carriera, insomma, pochissimi, anche nelle categorie inferiori, anche vincendo magari i campionati, giocatori che sono andati sopra i 20 gol. Mi viene in mente due giocatori, Bazzani e Milito. Poi il resto, lo stesso Miccoli, no? Quando venne a Perugia fece 11 gol, che erano tanti, però non è che ho avuto mai, però la squadra andava al gol, le squadre che ho avuto con tanti giocatori, è questo. E quindi il lavoro è sul non presenziare l'area di rigore, perché sennò diventa una scampagnata, cioè andare dentro l'area di rigore ci potremmo andare tutti noi, insomma, andarci con la rabbia, perché la rabbia non è solamente difendersi. Io sento a volte dire, questa è una squadra che si difende con rabbia, invece a me piacciono le squadre che attaccano con rabbia, e quindi per fare un gol ci vuole la stessa identica cattiveria di quando intervieni su un avversario, ovviamente cattiveria sportiva, chiaro, quando fai gol la cattiveria nei confronti della palla, quando devi difendere a volte capita di essere cattivi o forti anche nei confronti non solo della palla, insomma. Le componenti sono due, insomma. E vabbè, per quanto riguarda la scaramanzia, insomma, come disse Totori, la domanda se era scaramantico, lui disse, va bene, cioè, tanto non costa, non si paga niente, quindi cioè, perché non devo essere scaramantico, non è un costo,
È chiaro, uno lo è senza essere, senza esserlo in maniera ossessiva, se no diventa vittima della scaramanzia, e non è il mio caso, insomma. Per quello che riguarda la Ternana, ha fatto una statistica appropriata. La Ternana fuori casa ha fatto tanti punti e non è un caso, insomma. Devo ribattere dicendo che anche il Trapani in casa ha fatto tanti punti, insomma. E quindi siamo, visto che andiamo verso i numeri e la scaramanzia, insomma. Ma sa benissimo che, insomma, che se faccio dei nomi dopo tre giorni, dopo che ho detto alla squadra che mi interessa il gruppo, non che mi, ma che mi interessa veramente il gruppo, non è stato un discorso, sarebbe proprio scorretto, insomma, voglio dire. Quindi diciamo così, ci sono dei giovani interessanti, insomma, che hanno delle prospettive, secondo me. Questo in virtù di un pizzico di esperienza che ho e di aver allenato a volte dei giovani che poi sono diventati importanti nel nostro calcio, io credo che ce ne siano alcuni interessanti. Se le dico Malele, chiedo scusa. Che sia gli ultimi tre minuti? No, Malele è un giocatore che mi piace come caratteristiche. Autodefinirsi credo che sia una delle cose più complicate, insomma, voglio dire. Quindi definire. Poi io non ho mai incontrato persone che hanno realmente centrato quelli che sono i propri difetti. Una donna che dice: no, ma io non sono presuntuosa, è presuntuosa, sicuro, sempre, voglio dire. No, ma io mi può dire tutto meno che sono tirchio, sono tirchi, voglio dire. Quindi cioè, a volte non ci si azzecca neanche nelle autodefinizioni, quindi non lo voglio fare. Ho cercato di combattere un pochino questa immagine del burbero a prescindere e soprattutto del rude a prescindere. Devo essere sincero, non ce l'ho fatta, non ce la faccio più, quindi almeno so che quando una società ha bisogno di uno tra virgolette cattivo pensa a me, ma non è così, non è così, ve lo dico sinceramente. Io non sopporto alcune cose e lo manifesto, quello sia un aspetto del mio carattere. A me mi dà fastidio, e parliamo della squadra, mi danno fastidio i comportamenti quando non vedo metterci qualcosa in più di quello che è il compito, mastico amaro e divento burbero e cattivo. Se no poi, se i giocatori, ma anche le altre persone, cioè con tutti, mi dimostrano di essere quello che vorrei, insomma, sono anche forse anche troppo buono. Ciaramitaro è uno di quei giocatori che presumo di conoscere un pochino più degli altri, è una carriera che ci siamo scontrati diverse volte, quindi conosco le caratteristiche. È chiaro, poi la gestione di alcuni giocatori è diversa da altri, lui ha l'esperienza, la capacità, ci ho già parlato, insomma, di capire se è in condizione, quindi poi un allenatore a volte fa delle scelte, però è giusto anche che senta soprattutto giocatori di esperienza, insomma. E quasi sempre il giocatore dice che se la sente di giocare, ma questo mi fa piacere, sarei veramente preoccupato del contrario, insomma, io. E quindi non temo nell'eventualità che giochi dall'inizio che lo debba sostituire dopo un tempo, come non temo il fatto che magari possa entrare a partita iniziata. Quindi è uno dei pochi giocatori, o di quei giocatori che non mi preoccupa perché ha l'esperienza giusta, insomma. Però è chiaro, va gestito a prescindere, insomma. Ha le caratteristiche, intanto bisogna vedere se gioca Avenatti o no, perché Avenatti determina molto le caratteristiche di questa squadra, insomma, perché non è che la Ternana butta la palla in avanti, la gioca comunque. Però, sai, quando sei in difficoltà hai comunque un giocatore che sa tenere palla, è un qualcosa in più. Ha dei giocatori, a Ceravolo per esempio è un giocatore che è bravissimo a attaccare a profondità, un giocatore che fa gol, è un'ottima squadra. I due esterni, Gigi, Vitale, che conosco, che ho allenato a Livorno, Crecco, insomma, sono anche giovani veramente interessanti. Ma Ternana al completo non avrebbe questa classifica, insomma, come il Trapani, tanto per dirla, insomma, tutta. È chiaro, abbiamo preso in considerazione alcune caratteristiche della Ternana,
però sai, anche loro cambia l'allenatore, quindi è normale, non dico che non sanno, però è normale che almeno datemi questo vantaggio, insomma. Voglio dire, no?